Esatto, non è una DB5 dell'epoca, cioè prodotta tra 63 e 65 in circa 900 esemplari, ma è un'edizione continuation, si chiama DB5 Goldfinger, creata da Aston Martin con un puro esercizio di stile, quasi di follia, nel senso che hanno ricreato da zero, senza partire da un'auto dell'epoca, una vera DB5, ricostruendo ogni singolo componente, dal motore al cambio, al telaio tubolare. Quindi una macchina ricostruita da zero, ma identica a quella dell'epoca, però con degli accessori straordinari, quali quelli del film di 007, Goldfinger, e poi tutti gli altri che sono seguiti. Quindi questa vettura è dotata di un pannello di controllo centrale che permette di avere accesso alle mitragliette, agli speroni anteriori ad esempio, al liquido olio posteriore che permette di far andare fuori strada gli inseguitori, piuttosto che allo scudo posteriore in Kevlar antiproiettili, davvero esistente e davvero funzionante. Quindi una serie di gadget, tra cui il sedile iniettabile, che poi non esce ma il tetto si apre effettivamente, che sono stati costruiti insieme a quello che è un maestro di effetti speciali, che ha contribuito dagli anni 80 a oggi, in tutti i film di James Bond, a creare quelli che sono gli effetti del film, e tutti messi in un'unica vettura. Aston Martin ha deciso di produrre un numero limitatissimo, 28 esemplari di questa DB5 Goldfinger. Quindi questo è uno dei 28 esemplari di Aston Martin Lagonda. Un modello molto esclusivo anche per il costo. Questa vettura viene venduta a 2,75 milioni di sterline, oltre le tasse. Quindi un costo molto importante per un cliente che è un collezionista, che è molto probabilmente un facoltoso, ma molto facoltoso, appassionato di film di James Bond. Il motore è come all'epoca uno straight six, quindi 6 cilindri in linea da 4 litri da 290 cavalli, differenziale autobloccante posteriore, cambio ZF a 5 rapporti, ricostruito con gli stessi disegni specifici dell'epoca. Montato il tutto su un telaio tubolare super leggera in acciaio, con poi pannelli di alluminio a chiusura. L'ho mossa oggi, devo dire, è sicuramente molto particolare anche per il costo, pensare al costo di questa vettura quando la si guida, però è esattamente fedele alla vettura dell'epoca, quindi le sensazioni sono le stesse, con però la bellezza di avere una vettura costruita nuova, e quindi ogni singola componente è assolutamente nuova, e questo è un valore aggiunto.